Ciao ragazzi, io mi chiamo Danilo Procaccianti e di mestiere faccio il giornalista d'inchiesta. Che significa? Significa che racconto le cose che non vanno nel nostro paese e poi vado a chiederne conto ai potenti, ai responsabili. Sostanzialmente faccio il rompiscatole. Rompiscatole era anche il protagonista del libro che vi presenterò, Don Pino Puglisi. Don Pino appunto si definiva un rompiscatole. Lui era il prete di una chiesa di Brancaccio, un quartiere periferico e difficile di Palermo. Lì non c'erano le scuole, non c'erano le strade e perfino le fogne mancavano. E lui si era messo in testa che i bambini, i cittadini di quel quartiere dovessero avere gli stessi diritti di tutti gli altri. Molti bambini non frequentavano le scuole, vivevano per strada, per cui rappresentavano un bel tesoro per i mafiosi che vivevano in quel quartiere. Li instradavano verso una carriera criminale, erano segnati. Don Pino si oppose a questa realtà e per questo andò in rotta di collisione con i mafiosi, che lo uccisero il 15 settembre di 30 anni fa, del 1993. A decidere l'omicidio furono i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, una delle famiglie più potenti, più sanguinarie di Cosa Nostra, l'organizzazione criminale siciliana. Per darvi un'idea, i Graviano, insieme ad altri pochi mafiosi, sono quelli che hanno deciso l'uccisione, le stragi del 1992, l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. In questo libro appunto racconto la storia di questo prete. Lui, quando fu avvicinato dai killer che lo uccisero la sera del 15 settembre del 93, sorrise loro e disse: me lo aspettavo. Ecco, questa è la storia non di un eroe, e tantomeno di un eroe antimafia. Lui odiava queste etichette. È la storia di un prete normale che voleva un paese normale. Buona lettura e ci vediamo a Cuneo molto presto. Un abbraccio.